Allora, Cristina Battaglia, il bilancio di questa seconda tranche di campagna elettorale, intanto come è andata? Direi è andata bene, abbiamo in realtà proseguito un percorso che è iniziato ormai 4 mesi fa, nel periodo delle primarie del centro-sinistra. Abbiamo continuato a girare i quartieri, ma soprattutto abbiamo finalizzato alcuni punti del programma ascoltando molti cittadini e soprattutto anche avvalendoci del parere, della competenza e del supporto di esperti, ad esempio in materia di turismo, in materia di innovazione. Quindi il nostro programma è diventato, diciamo, non solo un programma strategico di priorità, ma un programma molto concreto con punti specifici, tempistiche di realizzazione e soprattutto definizione delle risorse con cui intendiamo attuare i punti programmatici. Ecco, allora a questo punto, in caso di elezione a sindaco, quali saranno i suoi primi obiettivi? Guardi, proprio per parlare di cose da fare in tempi molto rapidi, abbiamo la necessità di finalizzare il lavoro che si sta svolgendo in queste settimane in relazione alla crisi industriale che ha colpito la provincia di Savona. Quindi come sindaco sicuramente è un dovere seguire questa partita, parlo di Tirreno Power, Bombardier, di Piaggio, dove insomma, molti lavoratori sono savonesi e in ogni caso il comune capoluogo di provincia deve farsi carico anche delle vicende industriali del proprio territorio e del territorio circostante. Quindi speriamo di chiudere positivamente un percorso che dovrebbe portare alla stipula dell'accordo di programma. E poi entro il 30 agosto dobbiamo presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano molto importante di riqualificazione delle periferie urbane, quindi dei nostri quartieri. Ci sono 18 milioni disponibili per la città di Savona, che è una cifra molto importante e con le quali abbiamo già individuato dei punti fondamentali e degli interventi di riqualificazione che abbiamo valutato insieme ai cittadini savonesi.